Bella B. Bella G. Senti, ma qual è la cosa che se mi metto a praticare mi ridà indietro il risultato più velocemente? Io voglio abbassare lo score e voglio praticare una sola cosa. Oh, sei pigro? No, perché in realtà se ci pensi, sai, un giocatore non è che ha tanto tempo, sicuramente deve sempre praticare il gioco lungo, deve un po' scaldarsi, lo swing non impariamo mai a farlo del tutto, quindi è sempre un work in progress, ok. Ma qual è la cosa che dà indietro il risultato più velocemente secondo te? Tanto io approccio. Tu approcci. Io ti dico che non siamo lontani da quella zona lì, forse. Ma sempre corto. Sempre corto. E quindi giocherai corto anche il gioco lungo. Sai cos'è? Che io ho sempre paura di andare lungo per poi avere il pad di ritorno. Quindi anche gli approcci di tiro. Che poi comunque il pad di ritorno uguale. Esatto. Cioè è solo di nuovo il pad all'andata. Va bene. Ma quindi secondo te? Secondo me un approccio che sia leggermente più lungo di questo, forse. Vai, parla un po' tu. Come tipo di swing. Quindi diciamo un qualcosa che sia su una trentina di metri di colpo, perché può aiutarti a 30 metri. Sì, praticare colpi da 30 metri. Che sono colpi che teoricamente non si vanno a fare spessissimo in campo, però ti danno quel feeling un po' sul come deve lavorare il bastone sul terreno, perché già c'è un po' di velocità, quindi okay. Se inizi a non farlo lavorare bene, a quel punto fare la flappetta o il toppino è un attimo. Fammi due colpi lì. Ed è già praticamente un piccolo swing. Quindi alla fine iniziamo già a muovere il corpo, quindi a dover coordinare. Bello! Bomba! Io invece non ho paura a giocare i pad di ritorno. Quindi... Infatti tiri solo bombe lunghe, ci sta. E quindi praticamente inizia già a essere un qualcosa, diciamo, non un cipettino dove fai praticamente un pat e sì, quindi alla fine, ok, ci sta. Tra virgolette non ti vai a muovere. Sì. Ma inizia a essere un qualcosa dove devi iniziare a coordinare un po' varie parti del corpo. Quindi ci deve essere un minimo di rotazione del corpo, un minimo di azione delle mani e quindi bilanciamento inizia a prendere un po' di coordinazione su tutte le varie parti del corpo. E lo tireresti solo dal rough, anche dal fairway, palla messa bene, palla messa male? Tendenzialmente dal bunker. Possibilmente cambio di là il più possibile. Ok, cambio di posizione della palla sul terreno. Sì, anche là. Perché a quel punto lì vai a praticare anche un'altra cosa, cioè il come reagisce il bastone sul terreno in base a quello che è il tuo swing e anche su come è messa la palla. Come è messa la palla, inizia a vedere da quando la palla prende più spin, quando ne prende meno, quanto si incastra e quanta velocità perde il bastone in varie tipologie di colpo e via andare. Tu invece cosa fai? Io quando mi fanno questa domanda, tanto non riesco ad arrivare alla buca neanche per sbaglio. Questa volta tiri quattro palle alla stessa distanza. Però l'importante nel golf è essere sempre ripetitivi. Io ho fatto quattro palle che stanno a una spanna una dall'altra. Basta spostare la buca un po' più indietro, Gigi. No, è che c'ho in mano il sand, che non è il bastone con cui fare questo. Cinque palle tutte attaccate. No, io che cosa consiglio di solito? Di focalizzarsi sul putt. Tutto quello che riguarda colpi che puoi tirare col putt, quindi non soltanto putt sul green, ma anche da qua. Guarda, tirami fuori il mio pestacarne. Tirami sto putt qua. Allora, secondo me a qualunque livello, ok? Quindi non c'è ma sono scratch, ma sono GA, ma sono NC, ma sono 20-30. Tu sei 30. G, io sono A. Esatto, G, A. No, tu sei B. Io sono B. Nessuno sa che ti chiami Andrea in realtà. È vero. Quindi questa è rivelazione soltanto perché ha visto questo video. Abbiamo spoilerato il mio nome ufficiale. Secondo me, nel momento nel quale sai da qualunque lie attorno al green, niente, prendo solo quelle palle lì, riuscire a mettere palle sempre piuttosto vicine ai paraggi della buca da qualunque distanza, prima. E seconda cosa, ti metti molto vicino e dal metro in giù, esatto, diventi un cecchino. Secondo me quando hai quelle due mixate insieme... Appunto quando sei appena fuori green, cioè fare due, massimo tre colpi... Sì, cioè tre colpi te li deve proprio tirar fuori il campo, se no tu mediamente ne riesci già a fare due. E già secondo me ti sei portato avanti, ma... A quel punto... Ma di tanto. Arrivarci nei paraggi del green è un po' meno facile. Però... Qualunque posizione, e poi chiaramente il mix funziona perché se io sono tranquillo di giocare bene il putt, prova un po' tu, fammi vedere. Ti faccio vedere che
se io sono tranquillo di giocare bene il putt o comunque di riuscire a metterla sempre nei paraggi dell'asta, quindi a un metro e mezzo, ok, da quasi tutte le posizioni attorno al green, tolto il bunker, che quello è un discorso a parte, che comunque ha senso, ma dobbiamo scegliere una sola cosa. E poi lo mixi col fatto che da un metro e venti, divento un cecchino, visto? Divento un cecchino perché ho praticato tanto quel colpo e quindi mi sento sicuro, il mix delle due cose in realtà fa migliorare tutto il gioco. Perché tu immaginati di essere tranquillo, sei 36 di handicap, hai il doppio colpo in tutte le buche. Quindi vuol dire che in un par 4 mediamente puoi chiudere in 6 e sai che due di quei colpi sono sul green o attorno, al green, ma tu sai di riuscire a farli, due colpi da quella posizione. A quel punto hai quattro colpi da spendere sul gioco lungo, magari di una buca di, esageriamo, torno 350 metri? 350 metri significa che se hai un colpo da 150 da fare, che più o meno quando uno comincia ad andare in campo ce l'hanno tutti, figuriamoci un 36, significa che hai fatto 150-150, sei a 50 metri e hai ancora due colpi per metterla dove poi con altri due colpi, cioè i due putt famosi, chiudi col 6. Secondo me fai anche meno. E ti dirò di più, giocando col putt puoi anche già impostare la strategia a quasi non tirare all'asta, mai buttare la palla dove praticamente non ci sono ostacoli. I progettisti e il campo, il drago verde sputafuoco, è bastardo. E quindi sono bastardi. E quindi l'asta spesso e volentieri ci attira e vogliamo, ci si chiude la vena, vogliamo tirare all'asta. Ma l'asta è quasi sempre messa in un posto dove attorno c'è le Z meno meno, e quindi segni della croce e via andare. E invece, se noi ci disinteressiamo, perché tanto sappiamo che se prendiamo i paraggi dell'inizio del green, mediamente siamo in grado di fare due putt, ma chi ci ammazza? A quel punto lo stress, ok? Poi per esempio io quando sono fuori green ho imparato, ma perché ho un patto un po' particolare con il culotto e quindi questo un po' tocca, a mettermi appena appena aperto, perché riesco ad avere un angolo un filo più incidente. Il minimo rischio di attacco col pat da fuori è che cominci a toccare un pochino prima, ok? Quindi mi metto, io appena appena aperto, e poi però tiro un pat normalissimo. Bisogna praticarlo, per esempio, vedete, io che ormai è tanto che non pratico più questi colpi, mi ci devo impegnare, invece deve diventare naturale. Domanda, a te spaventa tirare il pad da qua? Pat dal raffotto? In gara non tireresti? Allora, io in gara, se me la sento, tendenzialmente giocherei un wedge, ma per un altro motivo, perché se la faccio rotolare riesco a metterla magari in zona, ma non la riesco a mettere molto vicino, perché non riesco a controllare così bene la partenza, ma perché la mia aspirazione è quella di metterla veramente attaccata, ok? Perché? Perché la mia testa mi dice tu quella skills ce l'hai, quindi la devi tirare fuori, ma nella realtà se probabilmente mi mettessi qui con 10 palle farei meno con 10 colpi tirati solo col putt che non le 10 palle tirate soltanto col sand. Probabilmente però, sì. Però ci sta che nel momento nel quale hai one ball, one shot, una sola palla, un solo colpo da spendere, per fare l'approccio putt, te la spendi, sì, per fare l'approccio putt, per fare l'approccio senza quasi dover pattare, che non è geniale, ok? Però diciamo che ci sta, ecco, non ci sta quando secondo me sei mediamente all'inizio, o nel mio caso adesso che è un periodo che gioco poco, pratico poco, dovrai giocare solo putt, perché è l'unica cosa che ti permette di essere sicuro, tra l'altro è l'unica cosa che si fa sempre, cioè mentre gli approcci ti potrebbe capitare di fare un giro quasi senza doverli fare, ok, il putt lo fai sicuro, quindi più ne tiri. Tu non i buchi da fuori? No, non capisco questa cosa, cioè, perdi dei colpi per dover anche pattare quando puoi direttamente andare in buca. Pensa a te come sono messo. Infatti il mio ragionamento parte esattamente da questa ultima tua frase, cioè quando ci si allena poco tendenzialmente il colpo al green non è così affilato, cioè, vero. E quindi anche colpi che magari di solito ci vengono semplici, come prendere un green da... Tieni questo che voglio fare un approccio. Vai. Prendere un green da un centinaio di metri, colpi che magari sono sulla carta molto semplici. Voglio andare a quella, non ho ancora tirato. Però non avendoli praticati, non abbiamo proprio la
la manualità anche per gestire delle situazioni magari che spin ragazzi, mamma mia, bloccala anche me, magari per gestire delle situazioni leggermente diverse da quelle che potrebbe essere questo un colpo puramente standard, che magari c'è un bricio di area contro, un po' di, e adesso non è che spinnano tutte, se fai toppino, fare quella proprio cattiva, se fai toppino non spin, quindi magari non prendiamo così tanti green e alla fine sì, ci serve avere un colpettino di recupero, potrebbe tornare utile. Sì, questo mi viene naturale. Butto una ranzata verso il green. Però il putt, se praticato anche non tanto, ripetutamente, è molto veloce da apprendere. È una skills che ti tieni per tantissimo tempo e è sicuro che ti migliora il gioco, perché quello lo devi fare per chiudere la buca. Poi sta ad arrivarci a giocarlo. Però buono che in entrambi noi non abbiamo pensato a andare in campo pratica e tirare delle bombe con un ferro lungo. Sì, forse noi lo diamo un po' per scontato. Anche se, probabilmente... Noi forse lo diamo un po' per scontato. Un giocatore molto all'inizio ha come obiettivo principale quello coprire di prendere la distanza. Sì, prendere la palla e farla volare. Quindi magari anche avere un bastone amico con cui dire... Tiro ferro 9, so che una ranzata avanti la palla mi va, allora lì... Ma è per quello che prima, quando ho fatto l'esempio della buca 350 metri, l'ho divisa con un ferro, mediamente un ferro che fa 150 metri, perché di solito uno pratica con un 7 o un 8 e mediamente per un giocatore all'inizio fa 100-120 metri, ok? E poi la prima cosa che inserisci è di solito un ibrido, un legnetto, che mediamente fa proprio quei famosi 150 metri. Gli fa un po' di struscio da terra, un po' meglio dal tee quando lo tiri dal come tee shot, però mediamente quella distanza si ha. Infatti dico, per noi che... Noi, mettiamo qualcuno che la palla la fa più o meno già volare, deve solo tenere sotto controllo e recuperare gli errori di eventuali green mancati, eccetera, magari qui è dove riusciamo a portare ancora a casa il giro. Sì. Magari non giochiamo bene, ma giochiamo vicino all'handicap. Se invece la palla proprio la manco... magari conviene sì certo, riuscire a fare un po' di swing aiuta, un ibridino, un bastone guarda, forse rimango della mia idea, forse se si è proprio se si è proprio all'inizio inizio probabilmente la skills vera è riuscire a avere un bastone con cui la palla vola, sì. Un ferrotto con cui la palla vola e sei sicuro, perché lì a quel punto hai 54 colpi, quindi te li puoi aggiustare davvero. Se hai un ferrotto ripetitivo, sì, poi te lo devi porre il problema quando sei attorno al green, però grazie. Però ci sei arrivato e non hai già fatto X a metà della buca. Esatto. Che è uno dei problemi. Infatti, togli tutto il problema che si ha di solito all'inizio, cioè quello di riuscire ad arrivare dove poi si fa lo score. Quindi forse, ecco, uno più uno. Se avete già il colpo facile che in qualche modo vi fa volare la palla, approcci, come dice B, o putt. Come dico io. Multisituazione però in entrambi i casi, non monocolpo. Sì, no, mai. Quindi approccio o putt che sia mai. Poco fuori green, esatto. Raffettino, esatto. Erba alta, erba bassa, eccetera. Se invece siete proprio all'inizio, allora sì, ci sta magari che sia il ferrotto, però a quel punto forse l'ultima chicca prima di chiudere, praticatelo se potete, quando potete, dal raffotto, spugnotto, dal fairway o comunque da delle zone reali, magari anche da un bunker che può aiutarvi a migliorare l'impatto con la palla. In alcuni campi pratica ci sono, piuttosto che solo dal tappetino, perché il tappetino replica un lie che va bene per imparare un po' a fare lo swing. Ma che in campo non esiste. Lo swing non c'è. Purtroppo abbiamo fatto un video però giocando sempre solo dal tappetino. Da noi esiste. Nei campi B2G si gioca si anche può anche fare. Va bene, fateci sapere qui sotto nei commenti invece qual è il colpo che voi reputate importante da saper fare e che può rivoluzionarvi il giro, cioè quello che vi mette più sicuri di tutti. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta. Ci sta. E raccattiamo le palline.